Fino ai primi decenni del Novecento l'opera lirica era il bel canto e l'emissione vocale contava sopra ogni altra cosa e il direttore d'orchestra governava la scena. Il costume non era un elemento importante dello spazio scenico e il costumista non era neppure indicato nella locandina dello spettacolo. Nel corso del Novecento il teatro si è lentamente svincolato dalla pesante tradizione del bel canto all'italiana e ad oggi è un continuum di scene da cambiare con un direttore di scena in testa e molte altre figure che intervengono, a cui si aggiunge l'attrezzeria e chi si occupa di realizzare il corredo di scena, nonché i tecnici chiamati a realizzare specifici effetti audio. Io sono il direttore di scena e quindi mi occupo dei cambi e che durante lo spettacolo, nella parte precedente di organizzare le prove, di collaborare col regista e fare un po' da tramite tra il palcoscenico e l'ufficio di produzione. Durante i cambi e dietro le scene girano macchinisti, attrezzisti, in questo caso un'opera in cui ci sono molti interni, ci sono maestri, collaboratori, il direttore musicale di palcoscenico appunto per gli interni. E c'è una squadra di circa 15 persone che nel lasso di pochi minuti cambiano il mondo, da questa scena che vediamo, che è un giardino, un esterno, ad un esterno di un campo zingari, piuttosto che un convento o nella scena finale un carcere. Ecco, sulla nostra testa pendono tantissime scene che velocemente andranno giù, ma non è solo questo, perché poi c'è tutta l'armeria che sta nella fase del ricovero. Insomma, il pubblico in genere è preso dal protagonista, quasi non si accorge che cambiano tante cose. Infatti, se lo ritrova già bello e pronto alla riapertura del sipario. Le scene che vediamo su sono, come dire, compito di farle scendere, di metterle nella giusta posizione dei macchinisti, guidati da un capo macchinista e da sottoscritto ovviamente, mentre per quanto riguarda la minuteria e l'attrezzeria ci sono gli attrezzisti, quindi ci sono dei compiti ben distinti, come ti dicevo prima tutto va fatto in maniera velocissima, nel giro di pochi minuti, 3-4 massimo. Ecco, potrebbe essere un assurdo, ma forse dietro un'opera ci sono più tecnici che non operisti? No, non è un assurdo, è esattamente così. E quando tutto è pronto, dopo la prima della prima, che si spengono le luci in sala e si alza il sipario.